Ad Agrigento il disagio sociale, le difficoltà e il soccorso ai meno abbienti. L'impegno della Caritas diocesana al microfono del videogiornale. Davide Saglia. I numeri forniti dal centro d'ascolto della Caritas riguardanti il tasso di povertà locale sono in lieve aumento rispetto allo scorso anno, ma in costante crescita rispetto agli ultimi anni. Secondo i dati resici noti dalla Caritas, possiamo affermare che la fisionomia dei nuovi poveri è alquanto eterogenea. Dalle famiglie italiane e straniere non abbienti e strozzate dalla crisi, ai separati e alle casalinghe. Il centro d'ascolto dichiara inoltre che ogni settimana si registrano circa 45 nuovi accessi, ai quali dopo un preliminare ascolto della problematica viene concesso un aiuto. Un sostegno che viene fornito in diverse modalità, a seconda della specifica situazione, attraverso anche un microcredito elargito in cooperazione con la Regione e alcuni enti bancari. E per conoscere meglio le attività della Caritas e per avere un quadro più chiaro sulla tematica, abbiamo sentito il direttore Valerio Landri. I numeri sono difficili da calcolare perché in base ai servizi che abbiamo evidentemente le persone che afferiscono a quei servizi sono diverse e sono certamente anche di numero molto, molto vario. Certamente il centro di ascolto ha decine e decine, nell'ordine della cinquantina di accessi settimanali, quindi chiaramente con i relativi bisogni, 50 famiglie almeno a settimana che si rivolgono al nostro centro di ascolto diocesano, poi ci sono i centri di ascolto parrocchiali che fanno anche loro la loro attività, abbiamo l'attività all'interno del carcere per cui ogni settimana in due giorni diversi seguiamo diverse richieste, ascoltiamo diversi detenuti che ci vengono a presentare le loro richieste. Abbiamo poi la ludoteca multietnica, altri 20 bambini di diverse provenienze che vengono dal lunedì al giovedì a fare le loro attività multiculturali. Abbiamo anche il corso di italiano per stranieri, adesso partirà anche un gruppo giovanile composto da giovani di diverse provenienze che si fermerà a riflettere su diverse tematiche, perché l'obiettivo è proprio quello di far comprendere anche ad Agrigento che ormai la cultura agrigentina è una cultura multiculturale, multietnica e che quindi il pensiero agrigentino è un pensiero multiculturale. La Caritas sta anche col polso quella che è l'Agrigento del bisogno, ovvero coloro che hanno bisogno e vivono in situazione di povertà. Ecco, qual è la situazione attuale? Beh, la situazione attuale di Agrigento rispecchia quella che è la situazione italiana. Si sa che ci sono insomma ormai quasi il 10% della popolazione italiana vive al di sotto della soglia di povertà. Agrigento non è da meno, soprattutto le maggiori problematiche sono legate alla disoccupazione, che è collegata anche a dei forti indebitamenti spesso della gente della nostra provincia che si trova adesso a dover far fronte a delle richieste delle banche, quindi da mutui da restituire o anche finanziarie da pagare che li mettono in situazioni di grandissima angoscia.